detto un moscato? Qualcuno ha detto un fiano? Un pecorino. Può essere un vitigno pugliese oppure anche fuori Puglia, secondo voi? Pugliese o fuori Puglia? Il Selva, Logorotondo. Un Logorotondo. No, è un Logorotondo, non è un minuto. Scoprendo i vini dal profumo, partendo da delle bottiglie celate, cercando insieme di scoprire che cosa beviamo e da come e come andare a riconoscere questi vitigni. Un'esperienza nuova, gradevole, fresca, veloce, dinamica. Siamo entrati nel mondo dell'olfatto, un mondo assolutamente ancora sconosciuto, un mondo che appartiene un pochino ai sommelier. Abbiamo capito come in effetti l'olfatto non ha le parole che siano realmente olfattive, come la descrizione di un vino viene fatto con l'acquisizione di tecniche che sono fondamentalmente di tipo sinestetico, quindi con un verbale che appartiene fondamentalmente agli altri sensi. Abbiamo visto come parlare di fiori bianchi non ha senso, ma come questo descrittore in effetti risulta essere molto molto efficace quando parliamo di una tipologia di vini, e lo stesso vale per i fiori rossi, i fiori viola, i frutti gialli e così via. Insomma, un mondo diverso, una degustazione che penso e spero sia stata interessante, ma soprattutto che ha visto il coinvolgimento del pubblico in ogni minuto di tutta la degustazione. Grazie.